Amici sportivi, torniamo su FC24 per continuare il cammino in questa carriera di allenatore con il Catanzaro di Vivarini in compagnia dell'amico Standard Jack. Bella ragazzi. Siamo pronti ad andare in campo in questa prima partita di questo terzo episodio. È esattamente la nona giornata di campionato al Tardini. Ci aspetta il Parma, un big match di questa nona giornata. Occhio al Parma con Som sinistro, Fulignati, taglia Biasci entra in area, Biasci sinistro, alto sopra la traversa di pochissimo, bella questa occasione per il Catanzaro. Begic, occhio, rete, arriva il vantaggio del Parma, sorpresa, 72esimo sul cronometro, ha segnato Kolak. Con il mancino non c'è più tempo, finisce così al Tardini, Parma 1 Catanzaro 0, gol vittoria siglato da Antonio Kolak. Decima partita di campionato, la seconda dell'episodio alla Ceravolo Catanzaro Palermo. Ospitiamo la squadra che fin qui sta dominando questo campionato di Serie B, KT, con ben 22 punti, 10 in più rispetto al nostro Catanzaro. Ancora Van de Put, siamo al limite, palla dentro, Situm, il palo clamoroso, occhio al Palermo, Mancuso, rete, arriva l'1-0, l'errore difensivo del Catanzaro regala il gol. Era Krajic che non spazza questa palla, pallone leggerissimo, ne approfitta Mancuso per l'1-0. Sul settore destro del campo entra in area di rigore Brignola, palla dentro, Verna, sinistro sul fondo, non ci credo, si è divorato il pareggio Verna, implora in panchina Vivarini. D'Angelo, palla dentro, non ci arriva nessuno, non ci credo. È rigore, è calcio di rigore per noi ragazzi, è calcio di rigore per noi, il fallo di Lucioni se non vedo male, 39 anni, 40 anni se non sbaglio, l'ex Frosinone da rivedere, l'intervento su D'Angelo, rigore netto, e Mello contro Pigliacelli. Va dal dischetto Iemmello, rete, arriva il pareggio del Catanzaro al 65esimo, Pietro Iemmello su calcio di rigore. Si rifà sotto il Catanzaro 1-1, calcio di rigore, netto calcio di rigore, e il Catanzaro si porta sull'1-1. Iemmello a destra d'Angelo, parte d'Angelo, pallone dentro per Sounas, a destro centrale, la conclusione di Sounas, 83esimo, finisce così al Ceravolo la decima giornata di campionato, 1-1 tra Catanzaro e Palermo. Venezia Catanzaro, la terza partita dell'episodio, l'undicesima di campionato al Penso, un'altra sfida importante, un'altra sfida difficile per il nostro Catanzaro. Occhio al Venezia, prova la conclusione, poi Iapalo viene chiuso. Insiste la squadra in casa con la conclusione di Tesman, Fulignati esce così sul centrocampista arancio nero verde. Pignola si fa vedere D'Angelo, si inserisce Van de Putte per vie centrali, la palla è per lui, poi ancora Brignola, tocca a destra per Situm, mamma mia la palla fuori, prima palla gol per il Catanzaro, esattamente al 44esimo. Serve Brignola, palla per Biasci, anzi Iemmello, pardon, D'Angelo, palo, la palla che rimane lì, arriva il gol di Brignola esattamente al 76esimo, al Penso Catanzaro 1, Venezia 0, la sblocca Brignola. Ben detto, grande azione, una delle poche azioni del Catanzaro di quest'oggi, palo di D'Angelo, gol di Brignola, la sblocca lui. Finisce così al Penso, il Catanzaro sbanca Venezia per 1-0, basta la sigla di Brignola al 76esimo per la squadra di Vivarini, 3 punti fondamentali.
il Modena, torniamo a giocare in casa al Ceravolo, quarta e ultima partita dell'episodio. Veniamo dalla vittoria di Venezia, va via D'Angelo, bello il traversone per la testa di Sounas, la rabbia di Vivarino in panchina, bellissima questa azione con il traversone di D'Angelo, l'incornata di Sounas che oggi prende il posto di Brignola, stanco, gran conclusione, bravo il portiere del Modena a mettere in angolo, occhio al Modena, Bonisai destro, rete, arriva il vantaggio a sorpresa dei gialloblu al quindicesimo esatto, Bosanai pesca l'incrocio dei pali, attacca il Modena, Gargiulo, Gargiulo fino in fondo, Gargiulo, la grande parata del portiere Fulignati, poi allontana in qualche modo la difesa, Angelo, Iemmello, è partito a destra Sounas, campo aperto per Sounas, avanza il trequartista, Sounas si oppone ancora una volta il portiere modenese, mancino d'Andrea, centralmente Sounas, si gira, Iemmello, è buono, Iemmello, sinistro, si oppone il portiere modenese. Finisce 1-0 Modena al Ceravolo. Chiudiamo l'episodio leggendo la classifica dopo la 12ª giornata di campionato, ma soprattutto dopo le 4 partite disputate in questo episodio. Il Palermo al comando, 29 punti, più 5 sul Bari secondo a 24, Spezia e Südtirol 21, Parma 20, Sampdoria 19, Pisa e Cremonese 18, Cosenza 17, a 16 punti troviamo Ternana, Lecco e Catanzaro, 15 per Cittadella e Modena, 13 per Venezia e Feralpi Salò, a 12 punti Brescia e Ascoli, 10 per il Como, soli 3 punti per una Reggiana che sta sprofondando sempre di più verso la Lega Pro, ancora l'unica squadra a non aver vinto una partita. Stannerjack, è stato un episodio di alto livello, mettiamola così, 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio, un passo indietro rispetto all'episodio precedente per il Catanzaro che scivola al 12esimo posto, esce così dalla zona playoff. Sì, esatto, un episodio non molto positivo visto i pochi punti presi in queste 4 partite. Ci può stare perché erano delle partite contro squadre molto importanti. Speriamo di rifarci il prossimo episodio, partite più abbordabili per il nostro Catanzaro. E vediamo questa corsa ai playoff per il Catanzaro, come va a finire. Va bene cari amici, noi vi salutiamo per questo quarto, per questo terzo episodio con i giallorossi. Vi diamo appuntamento al prossimo episodio, sempre con... sempre in compagnia di Stannerjack e Gabino 90. Ciao a tutti. Bella ragazzi.